Il piano si compone nel fatto, come avevamo annunciato qualche giorno fa, nell'aumento dei posti tra Sicilia e Calabria per quella che è il primo approdo, diciamo, gli adempimenti sulla identificazione iniziale, il triage sanitario, che sono il collo d'imbuto che avevamo registrato su Lampedusa. Evitare il collasso dell'hotspot di Lampedusa, garantire un'accoglienza civile, ma soprattutto frenare questa ondata di sbarchi. Sono le linee di intervento che il Ministro degli Interni sta mettendo a punto, cominciando dal rafforzamento delle intese con i paesi nordafricani. L'obiettivo del Governo è quello di arrivare prima o poi a compimento delle politiche, anche in collaborazione con i paesi da cui originano questi flussi, per poterli limitare e contenere. Rapporti costanti, ha aggiunto Piantedosi, sottolineando che una nostra delegazione incontrerà a Roma i rappresentanti del governo tunisino in preparazione di un bilaterale fra i due paesi. Nei prossimi giorni credo proprio che farò una missione a Tunisi, li abbiamo frequenti contatti per fare in modo, io auspico vivamente che questi si possano tradurre in una serie di azioni condivise con quel paese, di sostegno a loro lì nel gestire il blocco delle partenze. A Palermo il ministro ha anche parlato di lotta alla mafia e prima di arrivare in città ha voluto rendere omaggio a Capaci, alla stele che ricorda la strage in cui venne ucciso il giudice Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.